Il nuovo decreto sull'enoturismo del 2019 considera come enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, come ad esempio visite guidate nei vigneti, visite nei luoghi espositivi come i musei del vino, iniziative didattiche, culturali e ricreative come la vendemmia didattica, attività di degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, purché freddi e pronti per il consumo. L'enoturismo è un'attività in più che le cantine, che si trovano nell'areale di una denominazione di origine, possono svolgere. Per iniziare l'attività, però, occorre presentare la SCIA, segnalazione certificata di inizio di un'attività, presso il portale impresainungiorno.gov.it, selezionando il comune dove si svolgerà l'attività enoturistica. Quali sono i 10 standard minimi necessari per legge per garantire la qualità del servizio enoturistico? L'apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni. L'affissione di cartelli con le informazioni relative all'accoglienza, orari, recapiti. Indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze. Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività. L'uso di calici di vetro per le degustazioni. La preparazione del personale addetto all'accoglienza. Materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, stampato in almeno 3 lingue, compreso l'italiano. L'uso di strumenti di prenotazione, preferibilmente online. La presenza e l'uso di un sito web aziendale. L'esposizione e la distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione in ambito vitivinicolo, agroalimentare, turistico, artistico, architettonico e paesaggistico del territorio. Se siete in possesso di questi requisiti, potete avviare la vostra attività enoturistica.